Diciamo che proveniamo da un 2022 che non è stato particolarmente brillante, come segnalavano i dati di Comagarden, che vedevano il mercato calare del 15%, dovuto a una decantazione del post-Covid in cui praticamente le vendite, la domanda di attrezzature da giardino ed agricole era salita alle stelle. Il 2023 si sta rivelando un po' purtroppo in linea col 2022, sempre secondo i dati di Comagarden, perché addirittura nel primo semestre si era assistito ad un calo, secondo i loro dati, del 19,6%, sempre nell'osservazione delle vendite delle attrezzature da giardino. Nel nostro caso specifico, in realtà, la situazione per fortuna è un po' diversa, perché abbiamo registrato nel primo semestre del 2023 un incremento, diciamo, generale delle vendite dell'azienda che si avvicinava al 20%, e nello specifico per quello che riguarda le attrezzature da giardinaggio l'incremento viaggiava intorno al 30%, viaggiava, quindi parlo per esempio di categoria taglia erba, categoria di cespugliatori, trattorini, motozappe e similari, legato più che altro alle principali innovazioni introdotte a livello digitale nel nostro portale durante il 2023. Ne segnalo soltanto due, di cui la prima è il nuovo sito mobile, che ha riscosso molto successo in virtù di tutte le soluzioni innovative che esso conteneva, e l'altra invece di recentissima pubblicazione, che è il nuovo configuratore prodotti, che consente in pochi clic e attraverso un questionario cui viene sottoposto l'utente, il visitatore, di poter individuare 4-5 prodotti all'interno di una categoria, in particolare i più adatti alle proprie esigenze, e quindi generando un'esperienza utente di particolare rilievo. Prevediamo di chiudere l'anno, quindi, diciamo, con dati in linea a quello che ho detto, probabilmente una crescita a doppia cifra, anche se un pochino più contenuta rispetto agli anni precedenti, legata al fatto che soprattutto in questo momento il mercato si nota nel mercato una certa incertezza legata all'inflazione, legata agli elevati tassi di interesse, e quindi questo indubbiamente non aiuta la domanda. Tuttavia siamo estremamente ottimisti per il 2024, dal quale, diciamo, non siamo poi così lontani, sempre in virtù di grandi novità, di grandi sorprese che abbiamo in serbo, di cui ne cito due: il nuovo programma AgriEuro Professional, che sarà una novità assoluta nel panorama digitale del mercato delle attrezzature da giardino, e poi un secondo programma altrettanto ambizioso, che è l'AgriEuro Point, che sarà poi un'estensione dell'attuale programma dei centri assistenza, che ha già molto preso piede in questo anno, perché siamo arrivati a raggiungere quasi un totale dei 200 centri assistenza, e questo AgriEuro Point aggiungerà dei servizi molto interessanti a quelli già agli accordi già sviluppati con i centri assistenza.